giorno a Claudio Ronco, musicista, violoncellista, in particolare violoncellista barocco, e con una formazione inizialmente decisamente aperta, apertura che rimane nella ricerca, ma si nota leggendo la tua bibliografia che ti sei anche diplomato in musica indiana da giovane nel 76, da giovanissimo, all'Università di Calcutta. Ecco, la mia domanda semplice è qual è il tuo itinerario e come si esprime oggi? Chiaramente ci vorrebbero le prime 3 ore di introduzione per tale domanda, ma voilà, è la mia domanda, è la mia curiosità. Prego, Claudio. Intanto buongiorno anche a te Giancarlo. Vedi, io non sono andato a studiare musica indiana per semplice curiosità di ciò che esisteva d'arte e di pensiero fuori dal mio mondo europeo, ma ci sono andato a cercare, pensa un po', quello che il mondo europeo aveva perso nell'Ottocento, cioè aveva perso quel particolare uso della musica sia all'interno della famiglia, cioè nel passaggio tra generazione e generazione di quella cultura e di quell'arte, che nell'uso che quell'arte volevano che si facesse. Cioè, in qualche modo, se l'Ottocento ha tentato di recuperare in qualche modo l'idea antica di musica, cioè come formazione dell'uomo alla vita, con, per esempio, in Germania il Bildungsroman, il romanzo di formazione, no? Schumann ha fatto molte composizioni imperniate su quest'idea, per esempio i Kindersee, nelle scene infantili, per certi aspetti sono proprio questo. O la storia di un personaggio che è in realtà un uomo universale o una donna universale. Che attraverso una sequenza di esperienze cresce spiritualmente e giunge a una maturità che è quella agognata, ecco, dall'intelligenza di quegli anni. Ma quello che è venuto a mancare è la bottega, cioè quel rapporto intenso fra maestro e allievo, nel quale si apprendeva sia col corpo che con lo spirito. In altre parole, una situazione nella quale fisico e metafisico andavano in parallelo. Io, in conservatorio, con un maestro stipendiato mensilmente per portare i suoi allievi a un programma ministeriale meglio possibile, e con dei compagni di scuola, di studio, che sottostavano ai sogni dei genitori: diventerà un grande solista, diventerà un grande maestro. Ecco, mi trovavo completamente a disagio, perché per qualche ragione che non mi so spiegare, sentivo quella mancanza, cioè la mancanza di un maestro che mi accompagnasse sia fisicamente che spiritualmente dentro a quel percorso. Quindi ero un infelice, un adolescente che non andava d'accordo né con i suoi contemporanei né con le idee degli stessi. Fortunatamente ho avuto un parente un po' alla lontana che era stato chiamato in India come ingegnere agrario e che tornava in Italia periodo di ferie. Per me era, come ovvio, una gioia incontrarlo, perché mi portava racconti esotici e fantasie meravigliose. E quindi quello è stato lo stimolo ad andare lì, perché mi ha fatto capire che c'era ancora un mondo antico, vivo, attuale, in quella regione del mondo. Convinsi di questo mia madre, che era una donna sufficientemente intelligente per appoggiarmi in quella scelta. È così che io sono potuto andare in India, ancora
non maggiorenne, e oltretutto avevo anche rifiutato la prima proposta, cioè quella di un aereo che mi portasse da Torino, dove vivevo, fino a Delhi, ma volli andare via terra, proprio perché mi era chiaro come il viaggio fosse essenziale in questa avventura. Non tanto per raggiungere gradualmente un luogo, quanto perché il viaggio ha un significato spirituale molto grande. E quindi volevo viverlo, quel significato. Impiegai più di 2 mesi a arrivarci e entrai comunque in una scuola, si chiamava Gandharva Mahavidyalaya, era stata fondata nel 1945 con l'indipendenza indiana, proprio per favorire lo studio di quelle che era la cultura artistica indiana, altrimenti lasciata al folklore, ecco, in qualche modo, dalla dominazione inglese. Da che cosa era data per te questa quasi assenza di trasmissione della musica in Occidente? Le finalità, principalmente. Lo studio era razionalizzato per la finalità di creare dei professionisti della musica. Peraltro, all'interno di un conservatorio, di musicisti che conservassero una tradizione musicale, ma nell'oggetto, non nello spirito. Quindi noi eravamo in pratica esercitati a eseguire Bach in un modo ben preciso e con orrore di qualsiasi cosa si allontanasse da quel modo, per conservarne l'oggetto, non l'essenza. E in India, questo era il punto principale, in India la tradizione musicale si conservava in una maniera diversa, cioè il raga, quindi diciamo la forma musicale classica indiana, era in realtà una specie di canovaccio. Un canovaccio complesso, perché se in parte conteneva degli elementi prettamente tecnici, cioè quelle note in quella posizione, in quelle sequenze, conteneva anche un elemento narrativo. Per esempio, un raga o una raghini, era maschili o femminili, che all'alba, dopo una notte passata in attesa del giorno del suo matrimonio, teme di incontrare la sposa che non vorrà. E mentre il sole appare all'orizzonte, giunge a cavallo la sua sposa ed è esattamente la donna che lui sognava. Piccola cosa sulla quale si possono scrivere interi romanzi, non è vero? E quindi poi cosa succede? Succede che è dato all'esecutore di elaborare infinite varianti di quel materiale, purché la radice di quel materiale e la sua materia rimanga intatta. Vada bene che questo corrisponde esattamente a quello che fa il talmudista, a quello che fa lo studioso della Torah ebraica. È detto che si può trovare nella Torah qualsiasi significato si sia in grado di rintracciarvi, meno uno, quello che distrugge la lettera. È evidente che se la lettera rimane intatta, io potrò andare dove voglio, ma non perderò l'origine del mio pensiero e del mio viaggio, fra l'altro. Ora, com'è possibile distruggere la lettera? Nell'ebraismo c'è una precisa osservazione. Non trovare il significato che la distrugge, per esempio, è l'allegoria. Se alla legge, all'ordine dato, viene dato significato allegorico, allora è possibile cancellare l'atto conseguente a quella legge, sostituendolo con quello allegorico.
Questo è il caso della circoncisione. Quando Paolo, San Paolo, disse: a che vi serve, tra l'altro parafrasando Isaia, a che vi serve la circoncisione della carne se siete incirconcisi di cuore? Circoncidete dunque il vostro cuore, lasciate perdere l'altro. Ma in questo modo la sua lettura dell'ordine biblico diventava allegorica e quell'allegoria cancellava un atto, cioè quello della circoncisione della carne. Ecco perché ne nasce da questo uno scisma irrisolvibile fra cristiani e ebrei. Ora, perdonami per completare questo pensiero nell'argomento che stiamo trattando. Per me, leggere Bach era necessario anche attualizzarne una lettura che diventasse sonora, cioè che entrasse nel mondo della comunicazione fra esseri umani. Ora, se questa lettera di Bach, no? questa materia di Bach, doveva essere mantenuta intatta, non era pertanto nel suono, ma era prima del suono, cioè era in quelle note sul pentagramma, in quelle note scritte dalle quali io potevo trarre infinite varianti emotive, sentimentali, narrative, purché non ne avessi cambiate, purché non ne avessi tolte o aggiunte alcune. Ecco, questo era completamente assente dal pensiero dei miei maestri in conservatorio, e non solo dei miei, cioè era assente ormai in Europa o nel mondo legato alla cultura europea della musica. In India no. In India quindi, in pratica, l'allievo era costantemente messo in condizioni di dover attualizzare qualche cosa la cui origine storica si perdeva nei tempi, perché l'India non ha mai avuto una vera e propria cultura della storia, no? Cioè, in pratica ha usato la mitologia piuttosto che un metodo scientifico di memoria storica. Ma tuttavia si può far risalire sicuramente a secoli o forse millenni fa quello che è l'impianto, ecco, della teoria musicale indiana. E naturalmente ha una sua mitologia anch'essa, no? Ma appunto nell'insegnamento noi diventavamo capaci di attualizzarla costantemente. Io quello cercavo e quello ho trovato di fatto. Poi con una particolare fortuna, perché se l'istituto scolastico nel quale ero stato iscritto aveva ovviamente un obiettivo anche politico, se vuoi, in India, e quindi c'era anche una certa limitazione, ecco, nel rapporto fra insegnante e allievo, legati quindi appunto a un programma ministeriale sostanzialmente. Io, per mia fortuna, venni accolto invece come allievo privato di un importante musicista di Calcutta, Balaram Pathak si chiamava, e quindi ho potuto vivere quello che sognavo, cioè la bottega. In casa sua io avevo i miei incarichi in cucina, di pulizie, poi più avanti di insegnamento ai più giovani, che meraviglia. e così sono passati anni nei quali ho potuto chiarirmi le idee su quello che avrei voluto fare tornando in Europa, tornando al violoncello, tornando alla musica europea. E da qui quindi questa tua ricerca, che in particolare è sull'Ottocento, della musica, ma però prego. Cioè. No, è vero che essendo violoncellista io non ho spazio nel Medioevo o nel Rinascimento, quindi la mia attività come strumentista inizia con metà del Seicento e arriva fino ai giorni nostri, ovviamente. In ogni caso la mia esperienza è stata su tutto il periodo barocco e il primo romanticismo, cioè quello nel quale si è ancora
vissuta l'esperienza musicale del passato. Possiamo individuare intorno al 1850, a metà dell'Ottocento, insomma, un cambiamento radicale che porta a un'idea di musica che rompe col passato. Recentemente ho fatto un disco di l'unica opera di un violoncellista liutaio e compositore della fine del Settecento, Johann Carl Christ Bischoff, scoprendo un anticipo di romanticismo nella sua musica, ma di un romanticismo che poi non ci sarebbe stato, come un'alba incompiuta, insomma. Perché l'avevo studiato? Perché il figlio, Ludwig Christian Bischoff, fu colui che definì i modelli classici che poi abbiamo continuato a insegnare in tutte le scuole del mondo, cioè chi sono i classici? Haydn, Mozart, Beethoven. Chi li ha voluti selezionare fra migliaia di musicisti, anche grandissimi musicisti che sono vissuti e hanno operato nel periodo della nascita del romanticismo, cioè dalla fine del Settecento, insomma. Perché in qualche modo doveva affrontare un cambiamento radicale che era quello che poi è stato messo in atto da Wagner. Cos'è la cosa fondamentale che è stata inserita e che ha cambiato tutto? Il mito della personalità, prima di tutto, e la volontà di rendere la musica l'atto mistico di un personaggio superiore, di una persona superiore. Prima di quel periodo, la musica è un qualcosa di condiviso, qualcosa che fluidamente passa attraverso i maestri, attraverso gli esecutori, e continua a mantenere il suo valore antico di maestra di vita. Quindi trasportare questo nella personalità di un individuo, Wagner o altri, è qualcosa che sarebbe stato inaccettabile da Johann Sebastian Bach, per esempio, o comunque da un musicista di un periodo antecedente a quello tardo romano. Dunque, io mi sono dedicato a quello come filologo, cioè cercando di portare sia la lettura del testo a una comprensione che fosse coerente col pensiero dell'epoca, che alla prassi esecutiva, quindi capire come usare gli strumenti, come riportarli a quelle condizioni tecniche che avevano nei tempi di Vivaldi, nei tempi di Bach, nei tempi di Beethoven, nei tempi anche di Brahms. Quindi il lavoro è stato complesso, è passato dalla liuteria alla corderia, cioè come si fabbricavano le corde. Sì, c'è un tuo intervento proprio rispetto a questo, su come erano fatte le corde di Budello e sul fatto di sì. Pensa che a metà maggio saremo a Venezia, io e mia moglie, per un film di Arte tedesca esattamente su questo argomento, cioè sarà un film di un'ora sulla riscoperta della corda armonica antica. Ed è qualcosa che ti meraviglierà scoprire quali incredibile complessità porta con sé l'argomento corda. Oltretutto, anche prima di essere corda è un animale che viene scelto, sacrificato alla musica. Noi abbiamo avuto per quasi tutto il periodo rinascimentale la presenza dentro gli strumenti di un motto latino che variamente espresso diceva: viva fui in silva, sed muta. Fui dura axa uccisa, mortua dulce ca.
Ero nella foresta, vivo, ma muto. Poi è arrivato un ascia che mi ha ucciso, morto, io canto con dolcezza. Questo ovviamente è banalmente il legno che diventa strumento musicale, ma questa morte e trasfigurazione non ti fa venire in mente niente? Cioè non è forse dentro a tutta la cultura dell'Occidente? È esattamente la stessa cosa. Quando infiniti viaggi tra archivi e biblioteche, mi sono alla ricerca della storia della corda armonica, perché c'erano le corporazioni di cordai in Italia e in Francia, e tu sai che era una cosa molto seria in epoca antica. Cioè, se tu trasferivi i segreti della tua corporazione a un'altra corporazione, avevi la pena di morte. Ora, c'era un giorno nel quale io ho incontrato questa notizia. Il budello, una volta lavato, trattato e poi ritorto per essere corda e asciugato, veniva sottoposto a solforazione. La solforazione, penso puoi capirlo di intuito, serviva a in qualche modo mummificarlo, no? Cioè far sì che non si decomponesse, essendo una sostanza organica. Ma davano una informazione precisa, 8 giorni di solforazione. E questa cosa mi colpiva, perché mi era chiaro che la solforazione non era una cosa comoda da fare. Erano più o meno 6 metri la lunghezza della corda fatta, che poi veniva ovviamente tagliata nelle misure necessarie agli strumenti a cui sarebbe stata destinata, ma questi 6 metri di corda venivano posti sopra una vasca di acqua, sotto la quale c'era il fuoco, e veniva costantemente buttate manciate di zolfo che attraverso il vapore passassero la corda. Questa cosa, giorno e notte, per 8 giorni, è vero che gli operai di tempi antichi erano un po' schiavizzati, però erano fino un po' troppo, è veramente necessario. Chiesto a un amico chimico di fare una prova, mi disse che non riscontrava differenze fra una solforazione di un giorno e una più lunga. Quindi diceva, non cambia più niente dopo un giorno, non capisco perché. Fino a quando ho pensato che fra Natale e Capodanno passano 8 giorni e che Capodanno era la festa della circoncisione. Dunque c'è un tempo simbolico di 8 giorni nel quale si presenta la possibile trasformazione. Questo è il mondo antico, no? E questo continuo combinare, mettere insieme o mandare in parallelo il simbolo e così via dicendo. Allora, per gli antichi la parola in qualche modo poteva diventare cosa diventa. E è in questo che noi abbiamo perso troppo. Senti, parlando di attualità, già ci aveva avvertiti Nietzsche, dicendoci non ci sono più fatti, ci sono solo più opinioni. Ma quello che io vedo intorno a me è un mondo imprigionato nelle opinioni. Recentemente, parlando con un'amica che è sopravvissuta alla Shoah, ho sentito dire da lei che le opinioni, opinions lead to Holocaust, le opinioni portano all'Olocausto nella storia. In un mondo che è stato invaso dai media, questa cosa ha creato un mondo di persone che vivono giorno dopo giorno l'ascolto di opinioni altrui che fanno proprie, perdendo completamente la capacità di inseguire i fatti, sommersi o scomparsi sotto le opinioni. Ora, tu hai studiato filosofia, ricordi quel punto in cui nel Fedro di Platone Socrate dice a Fedro di aver sentito dire degli Eucrati d'Egitto una storia strana,
Questa storia era quella del dio Teut, che sarebbe Thoth, no? Che porta all'umanità una serie di doni, porta al faraone, quindi una serie di doni, fra cui la scrittura. E presentando i suoi vari doni al faraone, quando arriva a descrivere il dono della scrittura, gli dice: vede, maestà, quest'arte è stata creata per favorire la memoria. Al faraone si ribella a questo, dice: no, esatto, non è vero, anzi è il contrario. Quest'arte che tu ci offri sarà quella che farà scomparire da noi la memoria, poiché non dovendola cercare in noi stessi, ma dovendola prendere dall'esterno, noi non perderemo la capacità di cercarla e di trovarla. Dunque, conoscendo molte cose, ma non avendole tratte da noi stessi, noi avremo un mondo di portatori di opinione, saccenti portatori di opinione, e null'altro. Ora, non è forse proprio questo, no? La scrittura, portala per parallelismo, no? a tutte le altre arti che noi abbiamo oggi, no? Dalla televisione, il cinema, non soltanto i libri, no? E quindi anche l'informazione dei telegiornali e così via. Ecco, tutto questo ci fa credere di essere colti, ci fa credere di essere informati. In realtà siamo diventati dei contenitori di opinioni, neanche di informazioni, di opinioni. E questo è grave, in quanto che non ci permette più di poterci muovere liberamente dentro al nostro sapere. In una certa misura era esattamente questo che io non sopportavo quando mi si diceva: questo pezzo di Bach va eseguito così, queste articolazioni, questi fraseggi, queste espressioni, quindi queste emozioni conseguenti. Addirittura i sentimenti erano, no, codificati da una certa lettura a monte di qualcuno che aveva deciso che il passaggio fatto in questo modo, quel particolare gioco armonico, eccetera, eccetera, fossero quel sentimento. Quindi c'era un dizionario preciso da seguire. E quindi quella musica non poteva dire altro di quello che era stato stabilito dicesse, ma fra l'altro neanche sul piano di un rapporto istintivo, naturale o personale con la musica, ma sul piano di una cultura che, di opinioni, che mi obbligava a abituarmi a rispondere a quei suoni con quelle precise idee, con quelle precise percezioni. Quindi, musica morta. Esatto. Si può dire che se non c'è la bottega, se non c'è il dispositivo pragmatico, no, in cui c'è insegnamento, in cui c'è non... Le istituzioni cosiddette sociali sono spesso dei contenitori vuoti, insomma ci sono vari libri su queste, anche sulla formazione universitaria che non che diventa un ossimoro, cioè che non è formazione, perché se fosse universitaria dovrebbe esserlo, ma non lo è. E quello che dici riguarda quasi la formazione, se non anche senza il quasi, di ciascun mestiere. Indubbiamente, indubbiamente. Sai che esiste un trattato talmudico che è quello del calzolaio. In pratica si dice di questo onesto artigiano che batte i chiodi, no? Unendo tomaia e suola, no? E battendo, a un certo punto si ritrova in paradiso. Di fronte a sé c'è un angelo e lui dice: ma sono morto? Sì, ma perché sono qui? Non ho fatto niente di speciale nella mia vita, sono stato un umile, povero operaio, insomma. E l'angelo gli risponde: sei qui perché tu hai saputo sempre unire ciò che sta sopra con ciò che sta sotto, la suola alla tomaia.
È un insegnamento meraviglioso perché porta veramente a toccare con mano, no, il valore profondo di questa universalità, ecco, di una cultura che vuol mettere in parallelo il fisico e il metafisico e non lasciarlo appunto, semplicemente a delle cose, no, a cui noi abbiamo attribuito maggiore o minor peso, maggiore o minor valore. E poi oltretutto un paio di scarpe ben fatte servono a camminare bene e l'uomo necessita di essere in cammino, muore quando si ferma. Ecco, quando l'eccesso di opinioni e così via si fa sentire colti e realizzati e noi cessiamo di cercare, noi cessiamo di muoverci dentro alle cose, a interrogare le cose, in quell'assenza di interrogazione, ecco, no, noi siamo finiti. E la prima cosa di cui dobbiamo accorgersi, che non dobbiamo accettare nel nostro destino. La conclusione del tempo che ci diamo a liberi.tv per le interviste. Io ringrazio moltissimo l'amico e maestro Claudio Ronco per questa bella intervista. È un insegnamento, è un incontro che resta. E auspico appunto il proseguimento, che ci incontreremo per altre conversazioni e anche per altri incontri. Terminerà anche, si concluderà e si apriranno altri scenari, no? Altre avventure anche. Non abbiamo da aspettare nulla, insomma, rispetto a questo. Quindi grazie ancora a Claudio e poi noi metteremo nella costruzione del video, nel montaggio del video, una piccola biografia e diciamo bibliografia, non so come si chiami quella musica, è una bibliografia musicale degli ultimi lavori o di quello che proverò, per me è più importante. Grazie ancora. Ti ringrazio molto anch'io. Arrivederci, Giancarlo.